Allora, innanzitutto cerchiamo un po' di mettere in ordine la questione dei movimenti tra le regioni. Vedremo questa data fondamentale del 3 giugno, ma già si capirà domani. E poi se è possibile o no mettere, come dire, dei limiti tra una regione e l'altra. Il sanitario invece è la proposta del presidente della regione Sicilia. Stessa cautela anche da parte del sindaco di Napoli e del presidente della Toscana Rossi. Mentre il governatore Zaia è pronto ad accogliere i turisti lombardi, il cui presidente si dice certo che dal 3 giugno i suoi corregionali potranno muoversi liberamente. Ma è scontro aperto con la Fondazione Gimbe, che dopo aver condotto un'analisi indipendente sostiene che i dati lombardi sono peggiori e invita a prolungare le limitazioni anche a Piemonte e Liguria. Queste regioni non sono pronte a riaprire, afferma il presidente dell'Istituto Scientifico Nino Cartabellotta. Pronta la replica del governatore Fontana. Tutto falso.